grazie intanto a tutti per essere venuti qui alla seconda edizione della Street Fishing Cup organizzata da Seika e da Seika Predators Club. Allora, vi ho bene o male spiegato a tutti come funziona. La gara è in due manche, la prima inizia alle 10 e finisce alle 13.30. Ci sarà un'ora e mezza di pausa in cui potete mangiare e riposarvi. Dalle 15 alle 18.30 c'è la seconda manche. Tra poco vi chiameremo, vi divideremo nei due gruppi, uno è assegnato al settore A e un altro al settore B. Abbiamo fatto ieri l'estrazione di partenza, quindi vi chiameremo uno alla volta, vi posizionerete nel vostro settore e sulla chat in cui ognuno di una coppia è presente troverete il messaggio di inizio gara, così come quello di fine manche 1, inizio gara della seconda manche e termine gara. Quest'anno, a differenza dello scorso anno, valgono 5 catture per ogni specie. Ne potete prendere anche di più per ogni specie, ma valgono sempre le 5 più grosse che prenderete. Quindi potete prendere 10 perca, ma valgono 5. 5 per entrambi, non 5 e 5. 5 per ogni coppia. Abbiamo aggiunto dei bonus che prevedono, ad esempio, per i pesci sopra 45 cm più 25 punti, per il big fish della gara altri 25 punti, per due specie catturate si avranno 50 punti, per tre tipi di specie catturate 100 e per quattro specie 150 punti. Vuol dire che se prendete il perca e un aspio avete 50 punti più, se prendete anche una carpa 100 punti, se prendete anche un bass 150 ad esempio. Quindi questo è uno stimolo per girare, fare catture diverse. Inizio gara! Thank you.
presidente del Seika Predators Club, che è la società che ha organizzato questa Seika Street Fishing Cup. Voglio ringraziare innanzitutto tutta la mia squadra che ha dato il supporto a me e a voi in tutta la giornata, quindi se potete dare un applauso ai nostri ragazzi per la giornata al freddo di oggi. Volevo ringraziare sicuramente il comune di Adria, nella figura del sindaco e di Paolo Baruffaldi e tutta la giunta per il patrocinio a questo evento, il comando di polizia locale, Seika Predators Fishing, Carlo Renato Filoni, nostro brand manager qua con noi, che ha sponsorizzato questa manifestazione mettendo in palio un sacco di premi e gadget per tutti voi. La fiera Pescare Show di Vicenza, che ha contribuito anch'essa con dei biglietti omaggio per i primi tre classificati per la fiera che avverrà a novembre, e il bar da Pina per l'ospitalità che ci ha dato oggi. Partirei adesso con la classifica dalle posizioni più basse, premiamo tutti, abbiamo dei premi per tutti, quindi inizierei con il team Zanderators, team Cryptofish, team Sanpei, okay, team Bovolenta, team Spenippo, team Emi, team Brenta Outdoor, team Testine di Perca, team Slamati, team Obiettivo Pesca, team X, team Spro Freestyle, team Burundi, team Street Fishing Pisa, team Peandra, Nova Team, autore di una remontata negli ultimi minuti, il team Cioppo, team Esox, team Zocra. Entriamo nella top 20, ventesima posizione con 131 punti, team I Giannizzeri. Diciannovesima posizione con 132 punti, un centimetro in più di loro, team Per Carità. Adesso vediamo un premio anche per il loro livello più creativo. Diciottesima posizione con 143 punti, team Bufaratto. Diciassettesima posizione con 144 punti, un centimetro in più, team I Compari. Sedicesima posizione, 146 punti, team SIL. Quindicesima posizione, con 148 punti, team Dread Angler. Quattordicesima posizione, 156 punti, team Maverick. Tredicesima posizione, 169 punti, team Due Piavi Tubertini. Gli ultimi 12 coppie da premiare, che hanno diritto anche ai premi. Tra questi team è stata una guerra tutta la giornata. Noi che eravamo dietro computer abbiamo assistito a continui ribaltamenti di fronte, se l'è giocata veramente sul filo dei centimetri. È stato molto bello, siete stati tutti bravissimi. Quindi iniziamo dalla dodicesima posizione con 173 punti, il team Squalo. Undicesimi classificati con 203 punti, team Pesca Sport Flavio. Attenzione, domani super sconti! Entriamo nella top 10 con 213 punti,
Team Seika 2. Bel fotografo. Nona posizione, 227 punti, il team Raptors. Ottava posizione, 232 punti, team Canaletta 1. Settima posizione, 260 punti, team Predators. Sesti classificati, team Canaletta 2. Entriamo nelle posizioni importanti, la top 5. Quinta classificato con 301 punti, il team Kraken. Il team Flash Cozio. Grazie amico, tira fuori che basta. Prima del podio finale vogliamo premiare la persona che ha preso il pesce più grande di tutta la competizione. Volevo però chiamare qui Carlo Sega, Omar e Thomas. Visto che il premio Big Fish è intitolato a Emiliano, quindi volevo fare premiare da voi il vincitore. Il premio Big Fish se lo aggiudica con una carpa di 67 cm Bisacco Flavio. È rimasto il podio, le posizioni più importanti. Volevo chiamare qui a premiare queste posizioni Paolo Baruffaldi, presidente comunale, e Franco Misco, presidente del consiglio comunale. Con 350 punti, terza posizione se la giudica il team Seika 1. Sono rimaste le ultime due posizioni. Chiamerei qui davanti a tutti gli ultimi due team rimasti. Stiamo parlando del team All for One Touch e team Johnny. Bravi! Di tutti e due qui. È stato un match tiratissimo, ve la siete giocata fino alla fine entrambi, vi siete avvicendati in testa alla classifica per parecchio. Tuttavia la seconda edizione della Street Fishing Cup per soli 2 centimetri. Se la giudica il team Johnny. Bravo!